Licci Marassi si conferma scuola attivissima per lo sport e non solo, tanti progetti, quello di oggi che si protrarrà anche per le prossime settimane, i prossimi mesi, racchiude 4 sport, i suoi campioni e poi i vostri ragazzi, insomma c'è un po' di tutto per far sviluppare la passione a dei ragazzi molto giovani che attraverso lo sport che cosa imparano? Tramite lo sport imparano grandissimi valori che sono il rispetto delle regole, il rispetto di loro stessi, l'avvicinarsi a queste specialità, alcune per loro sconosciute, altre già praticate grazie alle attività che facciamo tutto l'anno in questa scuola. Ringraziamo il CONI perché sicuramente con questo progetto ha dato l'opportunità a tanti bambini che non hanno una disponibilità a fare anche corsi pomeridiani con tecnici specializzati e quindi avvicinarsi a quelle che sono, possono essere le loro passioni sportive. È un valore aggiunto a tutto quello che già il Ministero dà e in questo caso il CONI ci dà un grosso supporto. I ragazzi come sempre hanno risposto con grande gioia a questi eventi, ora stanno lavorando in palestra con tutto quello che possono dare di meglio di loro stessi, abbiamo la presenza di grandi campioni che sono stimolo per loro per essere anche loro a loro volta seguaci di queste discipline e speriamo che capiscano che tramite lo sport, oltre a crescere sani e belli, possono avere tante soddisfazioni e tante opportunità per dimostrare gli uomini e le donne che vorranno essere. Michela, torni a Genova, ancora una volta è un bagno di folla, è un bagno di ragazzi, una nuova iniziativa, quella del CONI, che vi coinvolge direttamente, prima in una parte parlata in cui raccontate la vostra esperienza, l'altra in una parte in cui vi calate proprio in palestra, che è il vostro habitat naturale. Come rispondono i ragazzi? È un'iniziativa bellissima, anche perché ci capita raramente di fare queste cose e i ragazzi sono molto entusiasti, anche adesso che siamo qua in palestra sono molto propositivi e si divertono e quello è l'importante. Si divertono e sviluppano la loro passione, insomma siete portatori della vostra passione a chi magari inizierà. Cosa consiglia a questi ragazzi all'inizio della loro pratica sportiva? Beh, sicuramente il nostro augurio è che si appassionino al nostro sport. Quello che posso consigliare è che se gli piace di provarci. Anch'io ho fatto così quando ho iniziato e quindi sicuramente questo è quello che io gli consiglio. Davide Donati, un grande campione che si rimerge nell'atmosfera scolastica, si torna un po' bambini grazie a questa nuova iniziativa del CONI? Assolutamente, e mi piace davvero tanto lavorare con i bambini, io lavoro già in palestra da me, alleno i bambini piccoli e mi piace davvero tanto perché penso sia sì importante allenare quelli che attualmente fanno le gare, cioè io faccio le gare, però è ancora più importante allenare le generazioni del futuro. Più difficile preparare una gara e poi fare la gara a livello atletico oppure più difficile stare a contatto con i ragazzi e trasmettergli la propria passione? Allora, entrambi hanno lati positivi e negativi, nel senso che ok, quando mi alleno io sento la fatica e tutto, però so quali sono le mie capacità, le mie potenzialità e tutto, e quindi so regolarmi. Con i bambini è bellissimo lavorare con loro, però è difficile, bisogna essere empatici, riuscire a lavorare con loro, capire cosa vogliono, di cosa hanno bisogno, però è assolutamente una cosa che mi piace fare e che vorrei fare anche in futuro. Scuola aperta allo sport è il nuovo progetto del CONI che coinvolge i ragazzi e i campioni. Com'è la collaborazione tra sport e scuola? Tu tra l'altro pratichi sport a livello altissimo ma fai anche l'università. È un doppio impegno che si può conciliare? Assolutamente, sono due impegni conciliabili e penso che comunque nella formazione di uno studente sia fondamentale anche praticare sport e fin da quando si è bambini, dalle elementari o anche dalle medie, e appunto perché ti aiuta a crescere oltre che in campo anche nella vita.
una lezione di vita e di sport, la date anche ai ragazzi genovesi, poi sarete e siete con loro anche in palestra. Com'è trasmettere la passione per la pallamano, ma per lo sport in generale, a dei ragazzi così giovani che vi vedono anche un po' come degli esempi, è inutile nasconderlo. Anche a noi è stata trasmessa quando eravamo piccoli la passione da persone che ritenevamo esempi, e oggi essere esempi per dei bambini è sicuramente molto bello. Simone Luminoso rappresenta anche tutta la Liguria dello sport in questo nuovo progetto del CONI, un progetto importante, affascinante, che devo dire diverte non solo i ragazzi ma anche i campioni che si calano in questa realtà. Sì, assolutamente, è una bellissima esperienza, un progetto molto ambizioso ma molto molto valido per tutti quei valori dello sport subito, già dalla scuola media è molto importante cercare di trasmettere questi valori. Si è parlato di rispetto delle regole, di cyberbullismo, sempre temi molto attuali, poi è molto divertente farlo con i ragazzi. E poi c'è la parte in palestra, diciamo quella un pochino più soft, ti rivedi un po' in loro, nei tuoi primi passi? Esatto, certo, la parte palestra, appunto, mi riferivo alla parte divertente, sì, io proprio così ho iniziato a fare atletica, e quindi grazie alla mia professoressa, alla scuola media, quindi tornare indietro di 8, 9, 10 anni malinconico ma comunque bellissimo. Scuole aperte allo sport è un momento per gli studenti di divertimento, di incontro di grandi esempi come i campioni dello sport, è anche un momento di riflessioni su una delle piaghe che sta colpendo i nostri ragazzi, il cyberbullismo. Allora, un punto importante da sottolineare è la valenza didattica di questa iniziativa voluta dal CONI e dal MIUR, proprio per entrare nelle scuole e parlare ai ragazzi che sono nella fascia d'età dagli 11 ai 14 anni, perché purtroppo la piaga del cyberbullismo riguarda soprattutto i ragazzi, insomma, che si approcciano al digitale, che quindi acquistano il loro primo smartphone. È importante fare informazione non tanto per vietare l'utilizzo della tecnologia, quanto per dare ai ragazzi quegli strumenti che servono a conoscere meglio la tecnologia e quindi anche prevenire ed evitare loro, insomma, di incorrere in episodi, insomma, molto negativi e tristi. Gli strumenti non sono solo tecnologici, tutti abbiamo uno smartphone, tutti abbiamo un PC, tutti navighiamo. Gli strumenti sono morali per non arrivare ad essere un cyberbullo e non subire cyberbullismo. Per questo può influire anche la pratica sportiva, a dare quei valori giusti per rispettare chi hai davanti, anche se è solo magari uno schermo o un cellulare. La pratica sportiva è fondamentale per educare i ragazzi e per insegnare loro un approccio positivo, saper stare in gruppo, saper collaborare, saper aiutare l'altro quando è in difficoltà. Sono aspetti fondamentali nella vita reale, ma soprattutto nella vita digitale. Quello che insegniamo ai ragazzi è quello di essere vicini ai loro compagni e quindi di segnalare e denunciare quando un atto di cyberbullismo non riguardi necessariamente loro, ma un loro amico e compagno. Aspetto molto importante è la non condivisione. Quando quindi si assiste a un episodio, a un atto di cyberbullismo, è importante che i ragazzi sappiano e imparino a non alimentare questi episodi, ma a denunciarli e a prevenirli, solo appunto stando insieme, essere vicini e facendo veramente gruppo.